Presto ho capito che mi interessava analizzare e comprendere profondamente cosa c'è dietro i comportamenti delle persone. Ho imparato che per farlo è necessario sapersi mettere da parte ed ascoltare. Saper sentire, sintonizzarsi con frequenze altrui. Ho ascoltato, in oltre 10 anni, migliaia di storie. Molte le ho lasciate andare, altre mi sono rimaste appiccicate. Qualcuna è davvero indimenticabile. Storie di fallimenti e di riscatti umani e professionali. Storie spesso fatte di piccoli passi. Storie, come la mia, di contratti precari, a volte di umiliazioni subite, di impegno e fatica profusi per avere qualche piccolo riconoscimento del proprio valore e del proprio merito. Storie con grandi squarci, fatte della luce migliore. Quella che malgrado un cielo pieno di nuvole spesse e grigie riesce ad attraversarle comunque, spargendosi nell'aria e contagiando di energia buona la terra. L'energia, quella che ci spinge verso le cose, verso i risultati, verso chi vogliamo essere davvero. Mi piace pensare che quando i miei utenti mi incontrano nel proprio percorso di orientamento, è in quella luce che stanno. Una luce soffusa che li aiuta a guardarsi meglio e a rimettere insieme i propri pezzi, a scegliere una strada, a scegliere e ad andare avanti.